provato a far segnare i compagni, poi alla fine ha deciso di fare tutto da solo. Tre gol è il modo migliore per presentarsi alle Fece Messina in casa. No, io voglio dire una cosa, questa squadra mi ha accolto benissimo perché questo è un grande gruppo, in primis. Sono tutti dei ragazzi che hanno a cuore le sorti del FC Messina e quindi chi gioca e chi non gioca, cioè abbiamo solo un obiettivo. Io sono stato chiamato per dare una mano, ma loro mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi al massimo e quindi sono molto contento, sia per la vittoria che poi per i miei gol. Ma io, come obiettivo mi piace far fare gol ai compagni, poi se capita qualche, come la giornata di oggi, ben meglio, Ci però sei riuscito, tre gol e assist. sì, quindi sono contento per la vittoria, per la squadra che mi ridava questa vittoria dopo quella di domenica, quindi bisogna continuare Non c'è tempo per brindare, anche perché domenica c'è la trasferta di Troina, poi si ritorna nuovamente qui in casa con il mercoledì, con così. il Ricate. recupero con il Licata e poi nuovamente contro il Santa Maria Cilento. C'è un tour de force che vi vedrà impegnati tutti, non soltanto 11. È quello che ho detto all'inizio, questo è un grande gruppo e oggi è stata la dimostrazione, no? Chi entra, entra per dare una grande mano, anche domenica a San Luca si è visto che è entrato e ha fatto la differenza e questo permette all'allenatore di avere ampie scelte di scegliere i giocatori. Questo è un grande risultato per la società che ha costruito una squadra bene e quindi bisogna continuare su questa strada, come hai detto bene, non c'è margine per godere una vittoria. L'importante è che la serata passa tranquillamente perché la vittoria aiuta a star bene. Oggi era importante non mollare perché hanno vinto tutte le squadre di testa e quindi era fondamentale rimanere sempre lì al secondo posto in attesa proprio dei recuperi vostri. Ma noi sappiamo la strada da percorrere, sappiamo che il campionato è lungo, che ogni partita ha delle difficoltà, quindi bisogna rimanere vicini. Abbiamo due partite in meno, però non bisogna pensare ai recuperi, bisogna pensare partita dopo partita. Domenica abbiamo un'altra difficile, cercheremo di provare a fare quello che ci chiede il nostro allenatore e poi alla fine vediamo che risultato otteniamo. Sarà lotta CRFC, visto che la Cireale a quanto pare ha dei problemi anche societari, questa fu pagando, sei proprio abili lì, vicino allo stadio proprio, quindi hai seguito la vicenda. Ma ho seguito non come interessato, mi è stato detto che c'erano stati dei problemi, non lo so, mi dispiace perché la Cireale è una bella piazza, però noi guardiamo in casa nostra, sicuramente sarà un campionato duro che ogni domenica un risultato può essere determinante per il finale del campionato. Ciccio, nella partita tra due volte abbiamo visto un FC Messina molto aggressivo per tutta la durata del primo tempo, mentre nel secondo tempo abbiamo visto un Dattilo più aggressivo nei primi minuti e poi un FC Messina uscire dalla distanza. Come mai questo due volte del Football Club Messina? Ma c'è stato, diciamo, l'inizio della ripresa non era quello che ci eravamo detti negli spogliatoi. Ci hanno preso un pochino in sprovvista perché si erano messi diversamente in campo, poi hanno fatto i 2-2, però dopo c'è stata una grande reazione, una grande tranquillità, perché poi le partite durano 95 minuti. Ci sta che in una partita la squadra avversaria ti possa mettere in difficoltà, ma deve avere una grande reazione come l'ha ottenuta la squadra poi. Adesso, come si diceva, appunto, non ci sarà più tempo per gioire, per fare festa, perché si ritornerà nuovamente in campo domenica. Con che spirito scenderete in campo e anche con che mentalità? Lo spirito deve essere sempre quello di fare la partita perché questa squadra ha le possibilità di fare la partita e poi con la voglia di ottenere un risultato importante perché siamo stati scelti per vincere e per provare a vincere, quindi in campo si va per vincere, poi non sappiamo che possiamo trovare delle difficoltà, però da grande squadra come oggi le difficoltà vengono sopperite con la qualità e la voglia di ottenere un risultato importante.